detto. Ah regà, buongiorno, ma lo iniziamo su Assassin's Creed Valhalla? Lo so che col canale ero rimasto a Unity, però ragazzi, e beh, PS5 nuova, giochi in omaggio. Ovvio che Valhalla lo prendi, no? Cioè, è ovvio. Direi di cominciare, signori. Intanto ragazzi, come supporto vi invito a lasciare like al video e iscrivervi al canale. Lo dico già adesso e ve lo ribadirò in fondo, quindi badate bene a farlo, eh. Oh, eccoci nel lab. Abbiamo sti vantaggi. Abbiamo delle ricompense. Oh, un set di tatuaggi. Il completo di Altair non lo volete? Non lo volete, ragazzi? E il completo di Ezio? Non lo volete? Ancora prima di partire siamo messi bene. Vai, personalizziamo anche il corvo, dato che ci siamo. Quante robe che ci stanno, regà. E come ultima cosa, ragazzi, ne voglio prendere il bagliore di luna. Eh no, e non posso disattivare i filmati degli assassini con perforazione degli organi interni, eh. Eh no, sangue, sì. A posto, nuova partita. Poiché di nuovo Assassin's Creed ho giocato solo apparentemente un pochino a Origins, ma poi del resto, raga, nulla. Oh, un bel bambinello. Vediamo cosa ci fa fare il bambinello, allora. Il bambinello apre la porta. Vabbè, raga, la grafica, che dire. Ah, c'è la cura. Cazzo, mi manca Black Flag dove non c'era questa opzione. Si autorigenerava da sola la salute. Ok, vabbè, questo è Eivor, che è il protagonista, come sappiamo, da bambinello. Quindi immagino che ci sia, come in tanti Assassin's Creed, una sorta di prologo. Ok, danziamo. Chiamiamo la danza, raga. E mo presumo che debba andare di qua. Che c'è state qua? Stancazzo. Perfetto. Immagino ci sia andare verso di qua. Perfetto. Mi fai danzare di nuovo? Ma no, ma no, ma no, ma no, dai. Oh, una bella porchetta, signori. Quel pane è molto più bello di tipo della metà dei pani che vendono ai supermercati. Ah, è dritto nel fo? Ma questa... non ti dire che siamo più o meno nei paesi scandinavi, mi pare, da quel che mi pare di detrarre. Magari poi mi sbaglio, comunque beh, il mondo celtico, vichingo, quelle parti lì, ciò che non apparteneva all'impero romano, perché un po' di storia la so. Però ragazzi, quanto vorrei essere uno di loro, cioè se potessi rinascere in quell'era lì, vorrei veramente essere uno di loro. Allora, beh, da quel che vedo, sa molto dell'ultimo God of War. Ora bisogna vedere God of War Ragnarok, che uscirà nel 2022, come sarà. Eivor non è Kratos, però potremmo trovare delle somiglianze. Ma poverino, sto bambino vuole combattere, vuole fare, vuole brigare, non glielo lasciate fare. Oh, Yggdrasil, raga, Yggdrasil è l'albero della vita. Lo so perché una delle mie canzoni preferite si chiama Yggdrasil ed è una canzone power metal. Lo so, non me ne frega un cazzo, lo so. E comunque sì, appartiene a quei mondi lì dei vichinghi. Cosa? Che raga, ma si stanno a massacrare tutti qua, eh. Ah beh, sì, è il Requiescat in pace che eravamo abituati a vedere nei primi Assassin's Creed. No, ti sta per inculà, frate. Ti sta per inculà. Ai. Ai, che bella botta. Il cavallo è vivo, integro. Ora forse non più. Era proprio più. Ai, il lupo. Ah. Allora, l'animus è presente, il flusso di memoria di donna o uomo più forte. Lascia decidere l'animus se uomo o donna, scegli Eivor donna, scegli Eivor uomo. Scelgo Eivor uomo. Tanto comunque la storia poi non è che se appendi una donna va in un modo, se appendi l'uomo va in un altro, va comunque bene o male nella stessa direzione, insanguinato a bestia, ma scelgo lui. Ah, sta ancora nelle mani di un cattivo. Eh sì, Kjot ve l'ho spetato, che è quello che ha ucciso i suoi genitori, io non penso assolutamente sia qualcuno di cui ci si possa fidare. Sembra George Washington di Assassin's Creed 3 comunque. E noi però non moriremo, noi non moriremo, noi resisteremo. Probabilmente Eivor deve essere spietatissimo a mettersi contro tutta sta gente qua. Vabbè, a parte sì, sono due, uno pare anche un frate. Pareva. Allora, muovi. Siamo nel nono secolo dopo Cristo. Immagino che se premo R2 sparerà. O almeno lancia le frecce. Ok, abbiamo raccolto il cibo. La mappa la vedete anche sopra voi, è un po' quella che è. Ok, abbiamo un po' come tanti videogiochi del genere con L3, immagino la corsa.
E qua penso che andremo già a sbloccare il primo punto di osservazione, che sta proprio lì sopra. Oh. Beh, dai, prima uccisione. Vabbè, raga, il parkour è totalmente cambiato, cioè, ovviamente. Ok. Il punto sta là sopra. Però sicuramente mi dà qualcosa da raccogliere, vero? Ah no, azione al massimo, fantastico. Oh, ma che bello arrampicarsi. Sincronizziamoci, primo punto d'osservazione in questo Assassin's Creed Valhalla. Ok, quindi abbiamo sbloccato questa parte di mondo. Perfetto, qua c'è stata la missione. Ricchezza. Ok, se puntassi tipo la ricchezza, cosa va a succedere? Bello, così, così, così. Ma che cazzo fai a notare, bimbo? Sarà a meno 50 gradi. La ricchezza sta su quel coso lì, che è tipo una torta, pare. Ok, non possiamo notare più di tanto, perché sennò la salute comincia a fottersi. Perfetto. Bello. Bello arrampicamento, molto original. Vabbè, ragazzi, il parkour è fluidissimo, Più che altro, almeno per ora, non fa più salti a cazzo come faceva una volta, che mi faceva veramente girare le balle che non avete idea. A depreda forziere. Oh, lingotto di carbonio, meglio di nulla. E qui non ci sarà un cazzo, sicuramente. Esattamente così. Dritti nell'acqua. Buon problema. Ok, fuori uno. Perfetto, dai. A me la ricchezza l'ho presa. Ah, ce n'è altra. Io qui porto a casa, Eccola sta ricchezza. Oh, nice. Tutto a caso fatto. E devo dire che ha anche funzionato. Dai, raga, vamo a fare la missione, dai. Minchia, 400 metri. Enorme questa isola. Cioè, grande quasi quanto tutta la mappa di Firenze. Raga, io proprio lo stealth. Proprio no. Proprio stealth zero. Intanto posso potenziare la faretra, che è già qualcosa. Qua vai di inerzia. Pianino pianino. Bello. Io sapevo che lo scudo serviva per difendersi, non per uccidere. Vabbè, siamo ragazzi alle missioni preliminari, quelle veramente inizio storie, che sono veramente una cagata, ma il peggio deve ancora venire. Battaglia per la via del nord. Ah, va tenuto premuto, ok. Ci arrivo da qua, tipo se lo sparo in testa. E direi che non va neanche di scusa questa uccisione. Non ho avuto neanche tempo di reagire. Oh, posso anche maneggiare lo scudo? Ah, ok, ok, perfetto. Mo si ragiona. Ok, voglio uccidere quello là. E lo farò. No, non c'è più uccisione furtiva. No, cosa? Cazzo sta succedendo? Come cazzo è l'uccisione furtiva, raga? Oh, qui c'è sta uno golosissimo, signori. Questa volta devo farcela per forza. E invece no. Vabbè, non ho avuto neanche tempo di capire dove si trovava. Vabbè, almeno così non si accorgono di nulla. Che bella questa cosa, che si possono rompere le cose per vedere se c'è degli oggetti. Sì. Oh, quello si sta dirigendo di là. Vieni che te inseguo. Ho un cadavere? Non mi trovi? Sono nascosto, non mi trovi? Non mi trovi, fra? Oh, mi hai trovato? Ciao. Oh, un forziere. Vieni, vieni, vieni. Altro lingotto. Ok.
E qua ragazzi, vedete quanti nemici ci sono? Qua c'è da preoccuparsi. No, non è una bella idea. Vieni qua, ok, beh, questa tattica funziona. Vieni, uno. Andato. Vieni, 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 cercami, cercami, cercami. Minchia, sono in tre. Oh. Vieni, 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 vieni. No, finché non gli rompo le difese. Bene, bene, così. Beh, dai. Un po' si sono tolti dai coglioni. Ok. Lui. Tu sei il prossimo. No, no. Non mi devi deselezionare l'arco, testa di cazzo. Vabbè, mai di nulla. Oh, c'è qualcosa dentro questa casetta, perfetto. Andiamo, 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 andiamo. Oh, ma che bello quando ti trovi qui. Io che posso farti così. Vai. È bello poter entrare qua dentro. Qualcuno mi ha visto. Ok, perfetto, perfetto. Ah beh, forse è proprio qui che c'è da venire. Oh, finalmente interviene il nostro Eivor. Minchia che... Ah, ok, schiva col quadrato. Dai. Mo le pigli, mo le pigli. Vuole pigli. Ok, il vigore si consuma schivando o mancando un attacco. Se avrei esaurito il vigore non potrei schivare o bloccare finché non lo avrei ripristinato completamente. Potrei ripristinare il vigore con il tempo mettendo a segno attacchi leggeri. Mi sembra abbastanza chiaro. Dai, vieni, vieni. Vieni. Oh, ma è possibile che non mi chiappi? Non mi ha chiappato. Niente, non mi chiappi. Cazzo, in un colpo ma ho tolto più di mezza vita. Vieni che ti smonto come il Lego. Ti smonto come il Lego, vieni. Dai che sei finito, dai che sei finito. Dai, vieni. Vai. Ale. Ale. Dai. Non ti sento. Peccato che abbia rischiato di morire. Potevo farlo restando con un po' più di vita. Eh beh, qua c'è il flashback. Però raga, il primo colosso del gioco l'abbiamo, si può dire, sconfitto. Niente male, che torniamo fuori. Penso a fare quello che stavo facendo prima. Invece no. C'è un altro flashback, mi pare. Eivor, are you bewitched? Unbind us. Yes,
Ok, sì, beh, dopo la possessione andiamo a liberare l'equipaggio. Allora, sicuramente ci sarà più di qualcosa qua dentro. E se c'è più di qualcosa, sicuramente l'equipaggio. Ma tanto delle munizioni non fanno mai male. Più che altro poi c'è da uccidere anche più di metà della plebe là fuori rimasta. Ok, mo c'è da arrivare alla nave e anche da aprire la porta. Oh, ma quanti bei soldatini, ma quanti cazzo sono? Dai, su, al lavoro. Raga, attenzione che qua non è come Assassin's Creed i primi che ti attaccano, gli altri ti guardano. Qua ti attaccano tutti insieme. Qua appena uno diventa rosso devi subito scappare. E non ti puoi concentrare su uno, se no sono cazzi. Tranne qua che ho potuto farlo. Ok, buono. No, vai via dalla mischia. Ma che cazzo lanci lo scudo, fra? Vieni, vieni, vieni. È un piacere. Meno male ho premuto la freccia in tempo. Fuori anche tu. Fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni tutti. Fuori dai coglioni anche tu. Raga, ma qualcuno che ci abbia una cazzo de... de vita no, eh? Minchia, m'ha ribaltato. Siete veramente... scarsi. Perché mi dai le monete d'argento, raga? Dammi... dammi la vita, per favore. Oh, altri regalini. Ma devo fare veramente tanta attenzione, perché qua a morire è un vento. Ah, indietreggiate. Comunque nessuno che c'ha una vita. Abominevole, signore, abominevole. Qua tipo, raga, devi dare un colpo e poi scappa via. Oh, mio compagno che ha ucciso un nemico, quasi quasi mi commuovo. Ma voi qua sopra non ci ha pensato nessuno. Vabbè, ci vengo a pensare io. Magari con una vita in più non mi farebbe neanche poi così schifo. Fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni. Oh, eccola la vita tanto attesa. Perfetto. No. Mi tocca usare la vita per una cazzo di fanculo. Ok, c'è rimasto uno solo? Speriamo. Fuori dai coglioni. Ok, diciamo che con l'esplorazione potevo fare assolutamente meglio, ma ce la siamo cavata, ce la siamo cavata. E andiamo in navigazione. Oh, come veloce questa navetta. Sappiamo verso Furburg. Però diciamo, raga, che a sta velocità i viaggi sono sostenibili. A volte mi ricordo alcuni vecchi Assassin's Creed, le navi, ragazzi, erano veramente lente, erano lentissime. Stavano una vita. Sì, beh, in effetti Eivor mi pare piuttosto incazzato, a dir la verità. Per ora, ragazzi, la mappa mi sa molto di Rogue. Proprio l'inizio, quando era ancora un assassino. E raga, Rogue è una delle cose più belle a cui proprio abbia giocato, ma non di Assassin's Creed, proprio di videogiochi in generale. 300 metri, non manca poi così tanto. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok, perfetto. Lasciamo il comando. E siamo a Furburg. Come cazzo si dice? Cos'è sto corno? Molto incuriosito sono.
Vabbè, raga, succede che a volte in alcuni giorni non ci sia il pesce. Raga, ma perché il mio senso dell'umorismo non raggiunge mai la mia età anagrafica? Ok, Tecla. Oh, ci ubriachiamo? Accetto la sfida, dai. Dai, dai. No. Giù. Giù, non si dice giù. Dai, dai. E un corno è andato. Andiamo col secondo. Ah, ok. Se perdo l'equilibrio devo areggermi. No. E il secondo è andato. Però ci sta recuperando terreno. Dai, dai, è così, hai vinto. Oh, mi mancava da GTA la visuale da ubriaco che se ne sta già andando. Mi piacerebbe anche a me quando mi ubriaco reggerla così tanto la botta da essere subito sobrio. Però almeno qua, a differenza di GTA, non viene la polizia a cercarti. Parliamo con le donine di paese. Allora, guarda il negozio. Oh, possiamo acquistare frecce di caccia. Ok, 10 di cuoio, 10 di minerale di ferro, una razione. Ah, le razioni sono quelle per curarsi. Ok, andiamo a parlare con sta donnina. No, no, noi non moriamo mai. Ok, ci ripareranno l'ascia. Il tatuaggio in testa è fantastico però, eh. Vabbè, sta parlando di suo padre che insomma si... risveglia un po' il ricordo, ovviamente, cioè chi non lo farebbe, a chi non si risveglierebbe. E ragazzi, dal prossimo episodietto possiamo cominciare, raga, a ingranare un po' qualche marcia, appunto. Ah, legame d'onore, così è finita, perfetto. Ci danno 2 punti talento e allora li andiamo a spendere prima di chiudere questo primo episodio. Ok, mettiamo questioni di famiglia come prima missione del prossimo episodio. Talenti sarebbe l'albero abilità. Abbiamo 4 punti abilità da spendere. E tanto qua sta caricando tutto. Ok, sostanzialmente abbiamo ottenuto questi 4, che sono più 2.3 danni corpo a corpo, più 7 resistenza corpo a corpo, più 1.7 danni abilità, più 2.5 stordimento. Nell'inventario, con 25 di tessuto, possiamo accaparrarci questa. Non si riesco a fare qualche acquisto last minute. Sì che ci riesco. Vabbè, 20 e 25. Almeno riusciamo a fabbricarci l'armatura, che è meglio di nulla. Inventario. E dai. E dai, almeno siamo un pochino più carini. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per la visione di questo video. Vi ricordo di lasciarci like e iscrivervi al canale, che tornano anche altri contenuti. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo presto. Grazie della visione, ragazzi, continuiamo.